Quest'oggi è la 200ª puntata consecutiva di O Tiempo e un Café, quindi permettetemi di parlare brevemente di me e soprattutto della rubrica e dell'impegno quotidiano sulla città metropolitana di Napoli. Subito dopo la sigla. È facile fare ogni giorno dei video, trovare argomenti, soprattutto realizzare puntate a volte anche complesse, lunghe, non sempre riusciamo a farle brevi le puntate di O Tiempo e un Café al di sotto dei 10 minuti. Quindi insomma è comunque un impegno quotidiano che facciamo perché crediamo che tutta la zona della città metropolitana di Napoli, quindi l'ex provincia partenopea, meriti la nostra attenzione. Ovviamente i social sono importanti, tra l'altro prima dell'estate ci saranno importanti però novità anche dal punto di vista cartaceo. Proprio su questo fronte, ossia l'impegno verso il racconto della città metropolitana di Napoli. Insomma, abbiamo fatto in questi mesi, dal primo di ottobre del 2018 ad oggi, sono passati 200 giorni, 200 puntate, praticamente ogni giorno un post video sempre originale, anche nel giorno di Natale, come avevo promesso sin dalla prima puntata, anche il primo dell'anno. E così avverrà, tra l'altro, anche nell'imminente festività pasquale domenica prossima, tra praticamente tre giorni. All'interno del racconto, insomma, della città metropolitana di Napoli trovate tante cose. Innanzitutto le curiosità che possono riguardare un luogo, una storia, un accadimento che c'è stato in questo pezzo di territorio che comunque è molto importante all'interno, insomma, del sistema Italia, del sistema paese. Potete trovare dei post relativamente ai proverbi in lingua napoletana, in dialetto napoletano, ma soprattutto avete visto ed ascoltato tantissime storie legate a personaggi, legate a luoghi, legati a delle date, dei fatti di cronaca che comunque sono avvenuti in tanti, tanti anni, in tanti e tanti secoli nella nostra zona di competenze, ossia la città metropolitana di Napoli. E poi gli eventi, ogni settimana abbiamo suggerito praticamente appuntamenti che riguardano il nostro territorio, abbiamo sempre prediletto ovviamente l'aspetto gratuito di un evento piuttosto che tanti, insomma, a volte anche ben più pompati dal punto di vista mediatico, ma che avevano il biglietto, secondo il sottoscritto, un po' esagerato rispetto alle tasche e soprattutto rispetto al periodo che stiamo affrontando. Quindi, per esempio, nei nostri appuntamenti e nella rubrica legata agli eventi, quella che chiamiamo, insomma, Napoli Weekend, intendendo per Napoli l'intera provincia napoletana, ci sono sempre e comunque appuntamenti, insomma, gratuiti, appuntamenti al massimo da prenotare con un prezzo certamente alla portata di ognuno di noi per passare, come sempre, delle giornate soprattutto alla scoperta della provincia napoletana. E poi abbiamo anche prediletto le fotografie rare legate ad una determinata zona, ad un determinato angolo della nostra città, Napoli, oppure legata ad una zona della provincia napoletana, sempre comunque in riferimento a qualcosa di originale, ad un angolo che per esempio non c'è più o che è cambiato con il tempo, e quindi in qualche modo la fotografia diventa una sorta di testimone di un luogo rispetto all'oggi. Ovviamente continueremo a fare tutto questo a partire sempre dalla mattina, dove vi proponiamo anche le prime pagine
dei quotidiani partenopei, partendo ovviamente dal Mattino, dal Roma, da Cronache di Napoli. Insomma, il racconto continua, è lungo e certamente non ci fermiamo qui, ci sono tante novità che vi proporremo nelle prossime settimane, non mancate di seguirci, ovviamente il trend è in crescita, continuate a farlo, noi siamo presenti ovviamente e posterò poi tutti i social di riferimento su ogni piattaforma e vi ringrazio ovviamente per l'attenzione. Era una precisazione insomma doverosa anche per tutti quelli che lavorano dietro a questa idea di racconto di Napoli e della provincia napoletana che comunque ci impegna quotidianamente e praticamente tutti i giorni, 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, insomma tutti i giorni. E così come ho detto sin dalla prima puntata, parafrasando Totò, Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto compreso. A domani!